Auto Francia promuove l'operazione 4 ruote per 4 zampe. L'autorizzato Fiat Auto Francia di Torino contribuisce alla produzione televisiva di video adozioni 4 zampe in TV, la trasmissione che da 9 anni presenta i cani in adozione dai canili del Piemonte. Auto Francia autorizzato Fiat, un'azienda che ama i nostri amici a quattro zampe senza famiglia, che hanno diritto ad un futuro migliore. Grazie di cuore, Fiat Auto Francia. Benvenuti nel peggior periodo dell'anno per ciò che riguarda i canili e i cani ospitati, anche per Pinuccia, perché non ci sono adozioni. Bentornato. Grazie, bentornati a voi. Saluto Cinzia. Sì. Saluto Cinzia. Cinzia, bentornata. Grazie. Allora, è un periodo... Grazie, grazie. È il peggior periodo dell'anno perché fa caldo, a parte in questa mattinata, le adozioni zero, tornerò a settembre o a fine vacanze. I cani hanno visto un abbandono pazzesco, nonostante siamo nel 2022. No, quest'anno devo dire che le chiamate 8 su 10 sono chiamate abbandonate. Per lasciare cane e quasi tutti molossi. Stranamente c'è un abbandono dei molossi pauroso. Io non ho spazi, non posso aiutare nessuno, lo dico anche qui pubblicamente. Purtroppo siamo tutti sovraccarichi. La trasmissione ha un fine, quello di adottare Sissi e tutti i cani che vedrete nella trasmissione. Non ha il fine di segnalarvi il posto dove abbandonare o lasciare il vostro cane, giusto? No, decisamente no. Noi siamo qui per trovare una famiglia loro. Se pensate alle difficoltà, lasciate perdere, non adottate, rimarranno nei rifugi, ma almeno non subiranno il trauma dell'abbandono. Sissi, 10 anni, è stata abbandonata. Sì, sì, è una cagnona di 10 anni, dolcissima, buonissima, ha dovuto subire questo abbandono per delle problematiche familiari molto serie, per cui lei è qui in cerca di una nuova famiglia, in cerca di tanto amore, perché lei è veramente molto molto affettuosa. Il carattere di Dalmata è noto. Cani dolcissimi, cani per le famiglie, cani per i bimbi. Sissi sarebbe una compagnia tranquilla per le vostre passeggiate pomeridiane. Si è seduta sul mio piede, è fatta. E beh, lei vuol dimostrarti che effettivamente è un cane molto dolce. Sto parlando molto bene di lei e lei mi ha subito ricambiato, non è vero. Lei però è buona e credo che un affiancamento di un'oretta per una bella adozione. Sì, no, questa canina qui non ha bisogno di tante cose strane, ha bisogno solo di ricevere amore e avere una casa. Pinuccia, dobbiamo ringraziare le famiglie che hanno adottato. Guarda come sono preparata oggi. Allora, su 10 cani purtroppo ne sono usciti solo 3 ed è andata a casa Vega, i due fratellini cucciolotti, Pippo e Tommy. Noi ce la mettiamo tutta, se ci seguite vedrete, grazie. Bene, partiamo con la rassegna. Tutti gli ospiti del rifugio si meritano un'adozione. Aura però in modo particolare. Sì, Aura vorrei veramente trovasse una famiglia. È una canina che arriva dalla Spagna, ma non arriva dalla Perrera, arriva da un maltrattamento dove una volontaria locale l'ha salvata. Lei era, quando è arrivata in Italia, era poco più di una cucciola e aveva già subito veramente dei grossi maltrattamenti dal bimbo della famiglia. Come vedete non vede più da un occhio perché con un bastone l'ha accecata, è arrivata qui, forza di botte, cose varie, abbiamo dovuto farla operare a tutte e due le zampe posteriori. Ora direi che è quasi in perfetta forma perché Camelia e Adriana la stanno seguendo come una bambina. Ultimamente Camelia la sta portando un giorno sì, un giorno no, anche in piscina, proprio a fargli godere
un pochino della vita che può avere una cagnona. Per cui il mio appello per Aura è veramente particolare, veramente una persona di cuore che ha voglia di far conoscere e continuare l'amore che gli stanno dando in questo momento Camelia e Adriana. Blanca è una cucciolona che è arrivata in rifugio la scorsa settimana, caratteristica va d'accordo con tutti. Sì, io non ho, guardandola credo che riusciamo a capire, a vedere la sua bontà, la sua dolcezza, non ho tante cose da aggiungere se non dirvi venitela a conoscere perché è veramente un buonissimo cane e lei ha conosciuto la strada, finora l'amore non ne ha avuto un granché, solo una signora che la nutriva le dava da mangiare, ma purtroppo è una randagina. La nostra sfilata ha degli spettatori. Certo, mentre noi facciamo vedere i loro compagni di sventura, loro guardano, si sono messi lì in posa, chissà che cosa stanno pensando. E magari toccherà a me dopo, è arrivato il loro momento, la femmina molto bella. Sì, si chiama? Macchia e Cordino. Sono due canini che sono già da un po' che sono qui con noi. E non so perché, nessuno li guarda, sono due cani molto dolci, normalissimi, non hanno problemi con nessuno. No, fatevi avanti, è vero che qui stanno molto bene perché hanno una suite. Lo so, però starebbero molto meglio con una famiglia. Perché così tanti cani dalla Spagna? Perché in Spagna dopo un tot di giorni vengono soppressi, per cui siamo collegate con queste volontarie spagnole che loro salvano e poi per me a scatola chiusa arrivano qui. Io non ho il coraggio di scegliere, non ho il coraggio di dire questo sì e quello no. La scatola di Jake era bassa, piccola. Era una scatoletta, lui... Povera Stella, lui ha 13 anni e ha anche un problemino al suo occhio destro che adesso dovremmo farlo vedere un attimo dall'oculista e niente, cosa posso sperare in una famiglia che abbia un cuore grande come una casa e che abbia deciso di fargli passare il resto della sua vita con tanto amore. Nei cartoni animati quando il dalmata si scrolla perde le macchie e Mowgli? Mowgli no. Però qualcuna se n'è andata. Beh sì, qualche macchietta l'ha persa con gli anni e comunque niente, volevo presentare lui. È un cagnino molto molto dolce, molto molto affettuoso. Non è giovanissimo e cosa posso dire? All'aria da cucciolo. Agli amanti dei dalmata, fatevi avanti, in questo momento ne abbiamo due, abbiamo Sissi e Mowgli, venite a conoscerli perché è inutile metterci tante parole sui dalmatini, bisogna conoscere la razza, bisogna amare quella razza e loro a questo punto sono pronti per venire a casa. Allora, in Italia si sarebbe chiamato Spinone, in Spagna Perro de Acqua, perché sicuramente è un cane da riporto, selvaggina, per gli stagni. Caffè è il suo vero nome, oggi credo che non andrà mai più, se mai è andato a caccia, e quindi sta cercando compagnia, cioè qualcuno che nella famiglia voglia fare delle belle passeggiate. Sì, lui fra l'altro... non è un cane molto agitato, non è un cane così un po' particolare, è un cane dolcissimo, è un cane molto attento ovviamente, però è pacato come cane, è un cane tranquillo, un cane che è adottabilissimo e potrebbe vivere benissimo in un appartamento e magari anche su un divano. Raramente si trova la dolcezza di cane da caccia in altre razze. Beh sì, loro hanno degli occhi che non lo so per quale motivo saranno i loro geni ereditari che gli fanno venire degli occhi così dolci, così teneri. Sammy è un Labrador, non è addormentato, è semplicemente un tranquillo. È tranquillo, lui vuole
far vedere che anche i cuccioli sono tranquillissimi, non sono agitati e vuole essere adottato. Beh, in poche parole, a questo punto a buon intenditor. Invece il cucciolotto, la cucciolotta da sì. caccia, che non speriamo, guai, non andrà mai a caccia, ma starà pronta a tenervi allegri, che dici? Beh sì, lei è la cucciolotta, lei si chiama Nala, è un bracco ed è una canina dolcissima, affettuosa, ma con tanta voglia di giocare, insomma deve scoprire il mondo e deve capire come sono questi esseri umani, che cosa la circonda. In questa trasmissione vi abbiamo presentato cuccioli, come vedete, cani più anziani, 10 anni oltre, cani comunque che hanno assolutamente bisogno di ritrovare una nuova vita, sperando a casa vostra, che voi siate single, che voi siate in famiglia e tutto, ma nuova vita. Beh sì, io spero proprio che qualcuno di loro riesca a avere una famiglia. Bene, questo giro in agosto termina qua la nostra trasmissione, ma noi abbiamo presentato il 10% dei cani ospiti. Diciamo di sì, ma diciamo, sono tanti di più. Molti di più. Dunque assolutamente vale il viaggio, cioè venite a scoprire quelli che non vi abbiamo presentato. Camelia, grazie per tutta grazie la tua... Grazie per le opportunità date. Ciao, carina. È voto. Ovviamente aggiungo che noi siamo aperti. Beh, aperti in agosto, questo è scontato. I ragazzi mangiano, devono essere puliti, per cui ci trovate qui presenti sul posto. Bene, tutti i giorni vi attende il rifugio. Buona adozione a tutti e rivediamo i nostri amici. L'Automobile Club Torino, che patrocina dalla nascita Video Adozioni, ha deciso di pubblicare sul proprio sito acitorino.it le nostre trasmissioni. Da sempre l'ACI Torino è impegnato nella campagna contro l'abbandono degli animali lungo la strada, perché sono causa certa di incidenti. Ringraziamo l'ACI per la collaborazione e per il contributo alle adozioni. Auto Francia autorizzato Fiat, un'azienda che ama i nostri amici a quattro zampe senza famiglia, che hanno diritto ad un futuro migliore. Grazie di cuore, Fiat Auto Francia.